Roberto Branco, presidente del consorzio Adige-Po. Oggi un convegno sull'acqua. Perché parlare di acqua oggi? Beh, oggi è anche un giorno emblematico, è il giorno mondiale dell'acqua. L'acqua è un elemento fondamentale per la vita e quindi è assolutamente necessario ricordare e approfondire gli argomenti su questo tema. Il consorzio di bonifica si occupa della gestione dell'acqua, sia di allontanarla quando ce n'è troppa e sia di portarla alle campagne quando ci sono momenti di siccità. Ma l'acqua che porta il consorzio a favore dell'agricoltura non va solo a favore di questi, ma a tutto l'ecosistema, quindi a tutta la collettività. Siamo con Vanni Bellonzi, presidente dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Rovigo. Oggi si tiene un convegno che riguarda in particolar modo le bonifiche, visto che poi oggi è anche la giornata mondiale dell'acqua. Ecco, per quale motivo dunque questo convegno? Beh, il motivo è dettato proprio dalla giornata dell'acqua e dal fatto che il Polesi naturalmente è terra di acqua, 2/3 della provincia è sotto il livello medio del mare, quindi per noi la bonifica vuol dire vita, vuol dire salvaguardia dell'agricoltura e salvaguardia della vita dei cittadini. Pensiamo come agronomi di poter dire la nostra sul tema e di avere, come dire, una possibilità di portare un contributo anche di professionalità. L'acqua. E siamo qui con l'ingegnere Riccardo Altieri perché oggi il suo intervento tratterà sull'efficientamento del sistema canali a Digetto, Scortico e Malopera. Ecco, ci spiega in sintesi quello che sarà il suo intervento. Dunque, il consorzio nel 2022 è riuscito a ottenere un finanziamento nella linea PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, dell'importo di 30 milioni di euro che riguarda appunto la sistemazione del canale Adigetto per aumentarne l'invaso e la distribuzione ai territori limitrofi, e questo senz'altro è un contributo per calmierare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e quindi dopo, insomma, cerco di essere veloce e di un quarto d'ora, 20 minuti di esporre un po' tutti i lavori che sono previsti nel progetto, che adesso sono già in fase di esecuzione perché il progetto è datato 2022, risale a un progetto molto più vecchio, ancora del 2004, che era stato proposto a finanziamento nel piano irriguo nazionale in precedenza. Dopo è stato accantonato un po' al Ministero per mancanza di fondi, è stato ripreso nel 2022, siamo riusciti a farlo finanziare, è andato in gara nel 2023, sono stati consegnati i lavori, adesso sono in fase di esecuzione e il programma è quello di finirli entro il 2025, come è previsto dal PNRR. E quali gli aspetti salienti, insomma, di questi lavori? In soldoni praticamente i lavori consistono nel dare garanzia di stabilità agli argini del canale, che è pensile, appunto per permettere un maggiore invaso di acqua nel canale e per consentire appunto di immagazzinarla nei momenti in cui c'è risorsa e di poterla invece distribuire nei momenti di siccità, e quindi già qui. E poi siccome è un canale che comunque irrigo regimato da tantissimi manufatti lungo il suo percorso, si tratta di ammodernare tutte le apparecchiature elettromeccaniche che ci sono lungo il percorso, adeguando il telecontrollo in modo da regolare da remoto e gestirlo in tempi molto più rapidi e più efficaci per essere, insomma, tempestivi nelle manovre e quindi assecondare anche i cambiamenti climatici, che ormai ci danno quei momenti in cui c'è grande quantità d'acqua non voluta e poi grandi periodi di siccità in cui invece non si trova la risorsa e ci impongono addirittura di diminuire le derivazioni dall'Adige, perché l'Adigetto è praticamente trae acqua dall'Adige di fatto.